Cosa dice Mosè nel Deuteronomio? Shema Israele Adonai Eloheinu Adonai Ehad, no? Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, il Signore è uno, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, eccetera, eccetera. Queste parole portatene nel cuore, scrivile qui, scrivile là, insegna ai tuoi figli. E i rabbini dicono, se Mosè avesse voluto che anche le figlie fossero istruite, avrebbe aggiunto, insegna ai tuoi figli e alle tue figlie, ma non lo dice, dice solo i figli, quindi le figlie sono escluse. Discorso di Gesù che ha dato l'incarico agli apostoli e non tiene neanche una femmina. Esatto, Ecco, quello che sostiene la Chiesa adesso, esatto. ma In un certo, in un certo. Ecco, diciamo che nel Vangelo per fortuna c'è, ecco, Gesù accetta, notate, la parola in ebraico 2000 anni fa, la parola discepola non esisteva. Però Gesù nel suo gruppo ha donne che lo seguono e l'ascoltano, e lo ascoltano. No? Addirittura nei Vangeli i primi annunciatori della risurrezione di Cristo, chi sono? Sono tutte donne. Sono tutte donne. Ma sono testimoni non affidabili. Purtroppo, nella mentalità. No, questo è il modo del Vangelo di cercare di cambiare le cose, però per gli ebrei che sentivano questi racconti dicevano, ma fonne. E infatti cosa dicono i due di Emmaus? Sì, stamattina le donne sono andate, hanno visto, hanno detto, ma sai, fonne. Ciascere le fonne. Questo è. E naturalmente, scusate un po', mica volete che una donna si sieda nella stanza di bottoni, né? Ah, penso che dovrà passare ancora un po' di acqua sotto i ponti prima che. No, è che la Chiesa dovrebbe essere un po' più. Ci sono le Chiese che hanno le donne che fanno il preside. E loro ci sono arrivati, noi no. Vescovi, anche vescovi. Domani non so cosa succederà. Non è un dogma di fede comunque, è una prassi. L'aspetto dei luoghi Sì. porta alla Ecco, discriminazione. però c'è da dire una cosa. Forse, perché io sento sempre parlare del sacerdozio alle donne, anche le teologhe ce ne sono di in gamba, anche non solo in Italia ma nel mondo, no? Negli ultimi 30-40 anni sono venuto fuori di e gente che ha la testa e sa usarla bene, ma stranamente parlano sempre di sacerdozio alle donne. Questa è una gran boiada? No, se no sapete perché? Sì, perché sono già. Tutti i battezzati, donne comprese, sono già sacerdoti per il battesimo. Cominciamo a valorizzare questo. Oppure vogliono il presbiterato, essere preti. Cioè, ma non come servizio, ma come potere. Perché il problema è proprio tutto lì, eh. Perché la mia paura è che vogliano sedersi nella stanza dei bottoni per decidere, per gestire, ma questo non è servizio, questo è potere. Mi dispiace già che ci sia papa e cardinali e vescovi che fanno questo, catacomba pure le fonne. Non è chiara la cosa, eh? Finché continueremo a chiamare sacerdoti i preti, io non ci credo molto che è il servizio quello che attira tanto certe teologhe e certe donne che vorrebbero. Il presbiterato, il sacerdozio, come dicono. Perché se ci tengono al sacerdozio c'erano già, lo sanno, perché è teologa quindi le la sa, non sono un gente che è andata a messa la domenica, ben che vada, ma che mai avuto occasione di riflettere su queste cose. Se sono teologo lo sanno, è vero o no? Quindi comincino a sottolineare quello e a rivendicare quello e smettono di chiamare sacerdote prete, vescovo e papa. Ti ricordo che sono presbiteri, cioè sono servi, ministri, servi. Preferirei un discorso di questo tipo. Dopo, chiarito questo, anche le donne possono accedere a questo servizio. Vabbè. Visto che San Paolo, il famoso, il tanto misogino San Paolo, nelle sue comunità aveva le diaconesse, ed era l'unico tra gli apostoli che nelle sue comunità parla di diaconesse,
e le diaconesse non sono qualcosa di secondario, non sono mezzi preti o un quarto di preti, sono, è il primo gradino del servizio presbiterale. All'epoca non occorreva più di tanto, anche perché erano molti che si prestavano, c'era più disponibilità di oggi nelle comunità. C'era meno quella convinzione che mega sarà arbi comunque, ecco, quella affermazione che mi manda in bestia da 40 anni, da quando sono preta, che la frase era rimasta sul gusto proprio, no, che sarà arbi. Quello non si dice, ma è quel che si pensa, no? Non c'era ancora allora, grazie a Dio. Basta vedere come è organizzata la comunità di Gerusalemme, la comunità di Antiochia negli Atti degli Apostoli, o sì e no, 200-300 persone di fatto, e hai di 8, 10, 12 persone, 15 persone disponibili ai vari servizi. È mio, poche? È vero o no? Quindi uscire dal Medioevo davvero e recuperare il senso del sacerdozio comune, che è l'unico sacerdozio che esiste nel cristianesimo, l'unico, e il presbiterato come servizio. Naturalmente che anche il prete è sacerdote, se tu ci battezzi è sacerdote, ma non è sacerdote per l'ordine, è sacerdote per il battesimo, come tutti gli altri. Cioè, queste sono cose che sono venute alla consapevolezza 20-30 anni fa, e non di più. Io mi meraviglio sempre quella volta che mi viene in mano un'immaginetta di quando ho preso messa. Ongaretti Pierino, sacerdote, cretino, dice. Ma allora non si parlava proprio di più di tanto di queste cose. Il concilio c'era già stato, ma questo argomento non era stato toccato per niente. La riflessione dopo. Lo so, ma i discorsi dei papi, dei vescovi, eccetera, parlano tranquillamente. Delle volte dicono preti, ma normalmente sacerdoti. Più ti schiaina qua a volto quando. Beh, se qui c'è fischiai un po' ti idee. Bene, questo video può essere. Non esasperiamo, però. No, penso che il problema c'è davvero, il problema c'è. Sono meglio sì, però è falso, però è falso. Anche i frati devono diventare sacerdoti. Che lei? La giunta. Secondo te non devono riconoscerlo i sacerdoti, cioè scusami, i preti, questa cosa, o devono riconoscerlo i laici che hanno dei carismi e che possono usarli? Giù e Luther, in contemporanea, non puoi fare uno senza far l'altro. Ma quanta consapevolezza c'è di questa roba dalla parte del laico? Ma direi da parte di preti io, soprattutto. Da parte di laici, diciamo una cosa, noi veniamo da un cristianesimo di tradizione, adesso voglio dire sociologico, con abitudini ancora da cristianità, anche se la cristianità è morta da qualche secolo. Battezzare i bambini è un gesto di cristianità. Si dà per scontato che gli adulti sono evangelizzati, eccetera, eccetera, eccetera. No? Il catechismo dei bambini, senza una vera educazione alla fede degli adulti, è cristianità pura. Parte anche quello da, sono bambini quindi bisogna essere educati, quando poi saranno adulti non occorre più perché sono già cristiani, e questa è l'illusione, no? Ecco, quindi parlare di laici, io dico sempre laici maturi nella fede, non basta essere laici per aver ragione, o per sapere cosa, o per essere all'altezza della situazione, ecco, il maturi nella fede, quando è che uno è maturo nella fede? A me piace molto la definizione di Martini. È maturo nella fede, quel laico che è capace di tirar fuori dalla parola di Dio quel che gli serve per la vita quotidiana, senza continuamente dover andare dal suo prete a mendicare una risposta o un consiglio, eccetera. Certo, questo non toglie che puoi sempre chiedere, però che normalmente è capace di conoscere la parola di Dio e impara pian piano a ascoltarla, a rifletterla.
Cioè, uno degli scopi di questi incontri è anche quello, né? Rendere capaci un pochino di gestirsi la propria fede, non individualmente, ma personalmente, quello sì, insieme agli altri, ma personalmente, è vero o no? È un'idea così diffusa nella Chiesa, non so perché me lo stai dicendo, cioè. Appunto. Beh, no, adesso la domenica non mi era per sentire l'esegesi, no? Per ricordare il sacrificio di Cristo stamane. A quarto, ma. Lo so, lo so. Beh, comunque, guardate. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo abbiamo impiegato perché il Concilio di Trento potesse davvero dare i suoi frutti nella vita quotidiana della Chiesa? Almeno 300 anni, ho detto. Quindi abbiate fede, i pronipoti dei vostri pronipoti forse.